Proprio come il suo predecessore, anche Battlefield 4 intende ampliare la propria offerta multiplayer grazie a una serie di DLC che verranno rilasciati nel corso dell'anno. China Rising è il primo della lista e, proprio come lascia intendere il nome, propone ben 4 nuove mappe multiplayer ambientate nel grande paese asiatico. Oltre alle 4 nuove location, China Rising ripropone anche la modalità Air Superiority, già nota ai giocatori di Battlefield 3 e Battlefield 1943. Si tratta fondamentalmente di una conquest aerea, dove a bordo dei nostri jet o elicotteri dovremo catturare delle bandiere dirigibili che fluttuano ad alta quota. Inutile dire che questa modalità è pensata per chi ama le dogfight, permettendo di dar sfogo una volta per tutte alle proprie abilità con la cloche. Peccato che DICE non abbia colto l'occasione per approfondire ulteriormente questa modalità, che rimane un mero copia e incolla dai titoli precedenti. Fanno la loro comparsa anche due nuovi veicoli che vengono aggiunti al grande parco mezzi di Battlefield 4. Ci riferiamo alle moto da cross e al bombardiere. Le prime sono state importate dal DLC per Battlefield 3 Endgame, semplicemente con qualche texture più rifinita. Il bombardiere invece è un pesante e lento aereo che per molti versi ricorda quelli visti in Battlefield 1943. Potremmo accedervi attraverso un container dotato di parabola al centro della mappa, anche se non sarà possibile prenderne il controllo diretto. Non si tratta di un mezzo decisivo per la buona riuscita della partita, ma nelle mani giuste è in grado di infliggere un notevole numero di danni allo schieramento nemico, specialmente nelle situazioni più affollate. Oltre a queste aggiunte, DICE riesce a soddisfare le nostre aspettative con 4 nuove location dalla bellezza mozzafiato, che hanno l'unico difetto di non approfondire i concetti dell'Evolution. Altai Range è una delle mappe dalle dimensioni più generose dell'offerta. Entrambi gli schieramenti partono ai piedi di un'alta montagna che domina incontrastata il paesaggio. Su un lato di questo gigante roccioso troviamo una stazione radio che sarà anche uno dei punti di conquista più contesi della mappa, per la sua posizione sopraelevata e la possibilità di accedere al bombardiere. È una mappa pensata principalmente per la guerra aerea e corazzata, con poche aperture per la fanteria e un'ampia offerta di mezzi meccanizzati. Dragon Pass è caratterizzata da un lungo fiume che attraversa una vallata attorniata da imponenti formazioni rocciose, che fungono da ottimo riparo per gli elicotteri in fuga dai missili nemici. Anche in questo caso la fanteria può contare solo su una manciata di edifici disposti attorno alle bandiere, mentre i carri sono pericolosamente esposti agli attacchi aerei. La conformazione del territorio favorisce lo spostamento tramite convogli di mezzi ben difesi. Gullin Peak si ambienta in una folta giungla bagnata da un fiume e ombreggiata da altissimi picchi rocciosi, la cui base è attraversata da una ragnatela di caverne, perfette per un'imboscata alla vecchia maniera. Si tratta della mappa che più si focalizza sulla fanteria in tutta l'offerta di China Rising e per molti versi ricorda il DLC Vietnam per Battlefield Bad Company 2. Qui i giocatori saranno tenuti a spostarsi di continuo per evitare di incappare in qualche pattuglia nemica che si può nascondere tra il fogliame o tra le rocce. La mappa che più abbiamo apprezzato in tutto il pacchetto è Silk Road. Ambientata nell'esotico deserto del Gobi, si distingue subito dalle altre per i suoi bellissimi accesi colori. Diversi avvallamenti e dune offrono un ottimo riparo per genieri e cecchini, mentre strade e saliscendi permettono ai corazzati di spostarsi e contendersi la base militare che si trova al centro della mappa. Nel frattempo, elicotteri e jet lottano per la supremazia nei cieli, regalando al giocatore momenti davvero mozzafiato. Anche China Rising si conferma un buon DLC, grazie soprattutto alla maestria nel level design di DICE, che riesce a proporre location sempre nuove e stuzzicanti dal punto di vista tattico. Peccato che alcune novità in realtà non siano altro che mere importazioni da Battlefield 3, difetti inclusi. Ad ogni modo, chi ha preacquistato il titolo e possiede il Premium Pass può già gustarsi le 4 mappe che si aggiungono a quelle base. Per chi invece è interessato ad acquistare China Rising, il nostro consiglio è di farlo in base al proprio stile di gioco. Se siete amanti dei mezzi, in particolare di quelli aerei, sicuramente questo DLC saprà regalarvi grandi soddisfazioni. Al contrario, se la fanteria è il vostro unico credo, allora è meglio passare oltre e aspettare le future espansioni.